Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come da titolo, è successa una cosa bruttissima. Ora vi state chiedendo, ma cosa è successo? Allora, praticamente, mio cugino, di cui non faccio il nome, ma cugino piccolo che ha, non sbaglio, 12 anni ora, potrebbe... Aspetta che cambia un po' le cose, vero? Potrebbe avere il diabete. E a quell'età non è una cosa bella, è una cosa bruttissima. E logicamente mia madre è pessimista, infatti dovrò andare a farmi presto di nuovo gli esami, ma non ho intenzione, cioè, non ho intenzione, cioè, ho intenzione di farmi gli esami, sì, ma non adesso, sinceramente. Panicazione a livelli estremi, come al solito di mia madre. Però la questione è che non è sicuro che possa avere il diabete o la glicemia realmente alta. Perché hanno trovato la glicemia alta, mi pare solo la glicemia c'è alta mio cugino. La questione è che comunque mio cugino è detto da mia madre, che a quanto pare fa così, beve bottiglie di tè tutti i giorni. La questione è, se vi bevete, come dicevo, con le lattine, qui c'è la BM che ho registrato adesso, se bevete una lattina così o una bottiglietta piccola o una lattina di mezzo litro, ci sta. Però se bevete un litro e mezzo di tè al giorno, non andiamo d'accordo, perché la questione è che poi subentrano queste cose. Il fatto è che potrebbe essere un'anomalia, potrebbe non avere veramente nulla mio cugino. Perché dico questo? Perché la questione è quella, mia madre non è che non ha dato una risposta. La questione è che gli chiese mia madre, ma l'ha bevuto il giorno prima il tè? Perché se così fosse, allora è normale, è un'anomalia di conseguenza. Perché un'anomalia? Perché, come ha detto mio padre un po' di tempo fa, Tuccio, ma forse non proprio Tuccio o solo Tuccio, ma ho visto anche un altro youtuber che lo ha detto, mi pare in bocca, scusate, o un altro youtuber comunque l'ha detto, prima di fare gli esami del sangue, che sono gli chiamati degli esami del sangue, prima di fare gli esami del sangue o altri tipi di esami, è almeno consigliato che queste cose non vengano consumate per almeno 3 giorni, barra 4, anche 5 giorni. Quindi è logico che quando devo andare a fare gli esami del sangue l'indomani mattina, almeno 3 giorni prima non consumo Monster, cioè non consumo Monster, non consumo altre bevande, ma solo acqua. Ora, a quanto pare, lasciando che il medico gli ha tolto tutto, dovrà ripetere questo esame a distanza tipo di un giorno, a quanto pare altre 3 volte. È come si fa, diciamo, per routine. E in teoria, se questa anomalia, anzi, se alla fine non è un'anomalia, risulta ancora alta la glicemia, allora avete capito. E addirittura mio fratello ha detto una cavolata, cioè che il digiuno può aumentare la glicemia, ma mi sembra strano. A volte alcuni valori potrebbero risultare sballati, non tipo alti o troppo bassi, anche per l'ansia, ma mio cugino non è uno che tende ad avere ansia. Di tutto sto facendo questo video perché, a quel che so, io presumo che questo mio cugino addirittura guarda i miei video e mi segue per giunta. Quindi, ripeto, ribadisco in questo video, ribadisco, l'ho detto varie volte, nei video anche di 4 chiacchiere una bevanda l'ho detto anche, quando consumate energy drink, Fanta, Coca-Cola o altre bevande, non esagerate giornalmente. Una lattina di questa o una bottiglietta piccola di tè o di Coca-Cola o una lattina di mezzo litro di energy drink, Coca-Cola e Fanta, va bene. Va bene una al giorno,
senza consumare altro, logicamente. In che senso? Se consumate Fanta, non consumate Coca-Cola. Se consumate Coca-Cola, non consumate Energy Drink. Se consumate Energy Drink, non consumate altra cosa, e così via. Perché, ripeto, la questione è, poi, se si fa abuso, scusate, poi cosa succede? Se subentrano praticamente o il diabete, di conseguenza, a causa di consumo di zuccheri o altre malattie, chiaramente. Diciamo che il rischio più basso è se consumate bevande senza zuccheri, tipo le Monster Ultra che non hanno zuccheri, o per esempio i Energy Drink, questo di qua per esempio la versione zero, o il tè zero, ma ripeto, sempre senza farne abuso. Anche Tuccio in alcuni video mi pare che l'ha detto, che tutto ciò che si fa abuso fa male. Quindi ripeto, ho un po' di paura anche io, ma come dicevo prima, Nizzi, anche se già non so se mi è arrivata la mail di tutte le cose che devo andare a fare, non li farò io gli esami, non è per me una cosa, non mi interessa. In primis io mi sento bene, secondo non ho motivo per andare a fare gli esami, perché se mi sento qualcosa, cioè ripeto, gli esami sono giusto che si vanno a fare, però non sono in propensione di andare a fare gli esami a breve. A quanto so dovrebbe avere questi, quando si prescrivono gli esami, una tempistica di un mese, se non mi sbaglio. Quindi sicuramente le intenzioni sono di andare a fare gli esami a settembre, quello è sicuro. Siamo verso fine ormai di agosto, ripeto, la ricetta dovrebbe durare per un mese in teoria, quindi verso fine settembre andrò a fare chiaramente gli esami, chiaramente, di controllo. L'ultima volta che ho fatto gli esami, anzi non ve l'ho raccontato, li ho fatti, se non mi sbaglio, nel mese di aprile, quindi non è tantissimo. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, sono passati solo 4 mesi ancora, quindi mi arriviamo a settembre, andiamo a 5 mesi, mi faccio gli esami, poi chiaramente poi il prossimo aprile dovrò ripeterli di nuovo, lasciando che sicuramente dicembre, forse o febbraio, rifarò di nuovo l'elettrocardiogramma, perché lo devo rifare chiaramente per quanto riguarda il consumo di energy drink. Anche se potrei anche evitare, perché devo essere sincero, se avete notato, sto consumando molto meno energy drink. Nonostante i video che trovate programmati, sono sempre più indietro con i video. Più che altro perché non lo so se è il tempo, ma non mi ispira tanto di aprire bevande ultimamente. Più che altro, quelli che vedete più video che sto programmando e che consumo qua sono patatine o cioccolato, cibi e cioccolato. Logicamente, qual è la mia preoccupazione? Secondo, se mi state chiedendo, ma tu quando hai fatto gli esami ti hanno trovato dei valori alti? Sì, mi hanno trovato praticamente quando ho fatto gli esami del sangue. La glicemia non so se l'ho controllata, ma mi pare di no. Però alcuni valori erano buoni, avevo un elevato, i globuli bianchi erano alti a causa di un po' di allergia, e potrebbero essere di farci l'esame di nuovo alti, per cose mie comunque fisiche che ho. E poi hanno trovato, mi pare, il colesterolo o i trigliceridi un poco alti. La motivazione è che comunque questi valori mi hanno trovati alti va dovuto chiaramente il Covid, perché chiaramente erano usciti da poco a Covid, e la vita sedentaria. Addirittura quando mi sono fatto gli esami. No, aspetta, che cavolo, ma forse è già un anno? Non voglio dire una cavolata, ma forse è già più di un anno che non faccio gli esami, non è possibile? No, ma penso di no. In ogni caso, comunque, forse l'ho fatto lo scorso anno, è più di un anno che non faccio gli esami del sangue, dico, potrò dire una cavolata, ma potrebbe essere comunque così. Comunque, in ogni caso, mi ha trovato, diciamo, alcuni valori alti, ma la motivazione è dovuta al fatto che abbiamo avuto il Covid e anche la vita sedentaria, che non uscivo quasi mai di casa. Infatti avevo ripreso con l'attività fisica ad uscire a camminare, ora in più in questo periodo sono più fermo, quindi il timore che possa avere con questi valori alti è abbastanza alto. Non mi aspetto, non penso di avere comunque zuccheri, la glicemia o altri valori alti, presumo. E basta comunque. Ripeto, comunque, in caso poi vi farò sapere quando farò gli esami del sangue per vedere come sono risultati poi i valori. Ripeto, non li farò a breve, nonostante mi abbia prescritto adesso,
che mia madre mette troppa fretta, sinceramente, troppo caossista, non panicatrice, comunque si può dire, penso. E perché, ripeto, io non mi sento nulla, sto benissimo. Addirittura quando feci l'esame forse non mi sentivo al 100%. Ma come ho detto, comunque, con alta probabilità, nonostante già forse il medico me l'avrà prescritto, li farò a settembre sicuramente, perché le intenzioni sono di farle, ma non ora, siamo ad agosto ancora. Va bene, io vi saluto e spero che mio cugino non abbia chiaramente la glicemia realmente poi alta. Non so se vi darò aggiornamenti, ma su questa cosa che è un po' più personale, nonostante vi abbia comunicato questa cosa, non penso che farò aggiornamenti al riguardo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.